Ragazzi, benvenuti su Geopop e oggi parliamo di come funziona effettivamente l'autotune dal punto di vista tecnico. Abbiamo l'autotune in studio, quindi posso farvelo capire, posso farvelo vedere. Allora, cosa succede alla mia voce quando faccio... Il software riceve il suono, in questo caso la mia voce come input, e la intona in automatico, cioè va a modificare la frequenza della mia voce per farla corrispondere a quelle note corrette. Quindi cosa significa essere stonati? Significa discostarsi dalla frequenza della mia nota. Se io per esempio voglio intonare un La, farò... No! Se farò... Quindi calante, sto stonando, quello significa stonare, ok? Ma con l'autotune ovviamente posso fare anche tante altre cose, come per esempio impostare una certa tonalità. Per capirci, se prendiamo per esempio l'accordo di Sol minore, ecco, in questa scala ci sono Sol, La, Si bemolle, Do, Re, Mi bemolle, Fa, Sol. Le ho lette perché ovviamente non me le ricordo, non le so. Con queste note io posso impostare il mio autotune per la mia canzone in Sol minore. Ciò significa che se io vado al di fuori di queste note della mia scala e quindi possibilmente stonando, lui mi riporta in carreggiata facendomi sentire intonato. Queste note sono quelle che utilizzerà autotune come riferimento per aggiustare la mia voce. In soldoni, qualunque cosa la mia voce faccia, qualunque nota prenda, lui le aggiusta sulle note della scala della mia canzone. Ora, per esempio, vi faccio sentire cosa ho accennato ieri sera in Sol minore. A dire la verità, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. Forse ho mangiato una cotoletta. Era abbastanza intonata, no? Perché l'autotune ha fatto tutto. Sentitela senza autotune. A dire la verità, non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. Forse ho mangiato una cotoletta. Che poi per ora ho parlato di autotune a livello generico, ma in realtà esistono due grandi tipi di autotune, cioè l'autotune in studio, quindi quando si registrano per esempio le canzoni, e l'autotune dal vivo. Cominciamo dal primo, cioè dall'autotune dal vivo, che è l'autotune in senso stretto. Infatti anche il nome lo suggerisce, autotune. Tune significa accordare, quindi un autoaccordamento, in questo caso della mia voce. Quindi io canto e il programma, a cui è attaccato ovviamente il tutto, mi intona la voce in automatico in tempo reale. Tra l'altro, piccola parentesi, l'autotune è proprio il nome specifico del prodotto di un'azienda, cioè non è un nome generico, autotune è proprio un prodotto tipo Scotch. Sapete che noi lo Scotch lo utilizziamo come nome dello Scotch, lo Scotch è un'azienda, oppure che ne so, Jeep, la Jeep, non so tutte le Jeep, la Jeep è la Jeep, sembra un gioco di parole, però è così. In questo caso la voce viene modificata in tempo reale, quindi la mia voce arriva al computer, viene convertita e corretta in digitale e poi inviata nuovamente alle casse, come per esempio in questo caso noi stiamo facendo un autotune dal vivo, cioè io ora sto parlando e in questo momento la mia voce è modificata. Il tutto avviene in pochi millesimi di secondo. Quindi per capirci, questo è l'autotune che a volte viene utilizzato da alcuni artisti durante i concerti. Il punto di forza di questa tecnologia è sicuramente la rapidità, visto che in minuscole frazioni di secondo modifica la mia voce e la restituisce autotunnata. Ok? Passiamo poi all'autotune in studio. L'autotune in studio in realtà non si chiama autotune, ma è un software per l'editing dell'intonazione. Per capirci meglio, tra me e voi lo chiameremo autotune in studio. In questo caso non ci serve avere una correzione immediata. Il software infatti è diverso. Marco ora ci sta cambiando, questo è quello dal vivo, invece questo qua che ora ci mette è l'autotune in studio. Eccoci qua, questa è la schermata dell'autotune in studio. Questa è la mia voce, quindi è stata digitalizzata, tipo MIDI. E io che posso fare?
posso muoverla su e giù variando l'intonazione. Per esempio, queste lettere che vedete a sinistra, F, E, D, sarebbero le note, F e Fa, E e Mi, D e Re. Quindi, se io ho sbagliato nota, per esempio, e ho fatto un Mi, posso portarla al Fa, perché magari volevo fare un Fa. Sono intonato, sì, oh sì, oh sì. Ovviamente in entrambi i tipi di autotune ci sono tantissimi parametri che si possono modificare, ad esempio la velocità alla quale si passa da una nota all'altra. Ah, ci sta una cosa fighissima, l'origine dell'autotune, sapete da dove è nato? È assurdo, anche se ci pensate non ci arrivate, ve lo spiega Ste. Vai Ste! Questa tecnologia è nata nel 1996 per studiare il petrolio. Infatti, per trovare il petrolio nel sottosuolo, una tra le tecniche più utilizzate è quella della riflessione sismica. In sostanza, si usano delle onde sismiche per capire dove si trova il petrolio. Queste onde però hanno una frequenza e quindi nel 1996 l'ingegnere Andy Hildebrand si inventa uno strumento che all'epoca non si chiamava ancora autotune per ripulire le frequenze del segnale e quindi avere dei dati più chiari. Detta proprio in modo semplice. Lui però era anche un musicista, quindi l'anno successivo gli viene un'intuizione e decide di sfruttare lo stesso principio di funzionamento per dar vita a uno strumento che rende intonata la gente che canta, modificando quindi le frequenze della voce. Cioè, è pazzesca come cosa. Poi nel corso degli anni ovviamente l'autotune è diventato sempre più popolare, soprattutto nella scena trap. Ad esempio pensiamo a Travis Scott, a Future, oppure qua in Italia ci sono Sfera, oppure, boh, Andy dimmene uno. Tedua. Ecco, ne approfitto per chiarire anche un aspetto, diciamo, dal punto di vista artistico. Infatti, l'utilizzo così ampio dell'autotune nel corso degli anni ha tratto diverse critiche, perché c'è chi dice che viene utilizzato da gente che non sa cantare per mascherare il fatto di essere scarsi. E a volte è davvero così. Però spesso viene utilizzato come uno strumento, quindi per dare un effetto volutamente robotico alla voce, quindi per creare uno stile particolare. Che poi può piacere o non piacere, e su questo non discuto. Anche perché basta pensare che uno tra i primissimi brani pop a utilizzare l'autotune è stato Believe di Cher nel 1998. E sfido chiunque a dire che Cher non sia intonata e che utilizzi l'autotune perché non sa cantare. Comunque, se volete, nei commenti scriveteci chi secondo voi utilizza l'autotune in modo figo. Sono curioso, magari scopriamo qualche nome nuovo, qualche artista particolarmente interessante. Per lui è stato un piacere di pazzi. Ci vediamo sempre qui su Giopà, le scienze nella vita di tutti i giorni.